12 e 32 minuti in questo istante, benvenuti, oggi è lunedì 25 giugno 2018 ed eccoci qui con un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Buongiorno a tutti e bentornati, buona settimana. Iniziamo la settimana parlando di arte. Sapete, appena possiamo, noi siamo ben contenti di dare spazio a Milano in quanto forse la vera città d'arte d'Italia, in quanto ne è piena la nostra città di arte, ovunque vi girate, ma in quanto soprattutto ne porta tanta di arte, ne mostra tanta e dà spazio davvero a qualsiasi tipo di espressione artistica. Oggi parliamo quindi di un festival a tutti gli effetti che dura quasi un mese, ma insomma adesso chiederemo bene agli organizzatori e al creatore di questo festival che abbiamo appunto qui con noi ospiti, e quindi diamo il benvenuto ai nostri ospiti di oggi, a Sun Ganjang, benvenuto Sun. Grazie. E a Michela Ongaretti, benvenuta Michela anche a te. Allora, creatore, organizzatore, pensatore, verrebbe da dire, di Korean Wunderkammer. Sì, giusto. Sì. Che cos'è Korean Wunderkammer? Korean Wunderkammer abbiamo cominciato da 4 anni fa, questo festival. Wunderkammer ovviamente si vuol dire che è camera di meraviglia, come concetto di comincio di museo. Perché i nobili hanno organizzato i suoi oggetti preziosi nel dentro della camera, allora non loro hanno conservato, non hanno fatto vedere a nessuno. Okay. Allora, quando vengono gli ospiti, hanno fatto vedere solo che suo orgoglio. Allora, su questo brochure, sì, ho messo come tipo palazzo di antico coreano. Ok. Si chiama Changgyeonggung. Ok. Anche questo palazzo era concetto, perché una cosa importante è tutta la storia si coincidono, non interessano di dove ci sono, distanza, così, il tempo. Si accorciano di distanza. Sì, sì. Ok. Allora ho miscolato con questo concetto e poi sto portando altre associazioni coreani e anche altri artisti, e poi per fare un festival. Insomma, questa camera delle meraviglie nasce proprio dalla voglia di prendere le cose migliori che tu sai che ci sono in Corea, diciamo, sì, e portarle e farle vedere agli altri. Sì, sì, vero. Però nel frattempo ti sei messo anche a portare le cose belle che hai trovato qui in Corea. Sì, anche sto organizzando queste mostre anche in Corea per artisti italiani. Quindi ci sarà un Italian Wunderkammer in Corea prima o poi? Sì, già abbiamo varie mostre, abbiamo realizzato 4 mostre. Ottimo. In Isola Jeju si chiama. Ecco, quindi appunto, ricapitolando, tu hai creato questa idea di dire crea una stanza delle meraviglie, che insomma adesso anzi più di una sono, dicevamo quante location sono, Michele, sono in tutto? 8 location, quattro location con 8 mostre diverse, mostre. Insomma. Sì, infatti la cosa... La camera bella grande. Sì, ma come diceva lui, il concetto antico della Korean Wunderkammer che legava proprio il viaggio e la scoperta della meraviglia, quindi non erano per forza opere d'arte, ma erano spesso memorabilia, ricordi di viaggi lontani che allora erano molto rari, così adesso invece che è più facile spostarsi nel mondo è più facile riuscire anche ad addentrarsi nella creatività coreana grazie a Orange Bridge, che è l'associazione che ha creato Korean Wunderkammer, che dicevo in Italia ha creato il festival Korean Wunderkammer, in Corea invece l'ambizione è quella di portare artisti italiani. C'è, come dire, alla base proprio il concetto dello scambio e soprattutto di mostrare qualcosa che per noi è una rarità, perché è una frutto di una creatività e di una cultura molto lontana dalla nostra. Io come curatrice mi sono impegnata a conoscere questi artisti, ma posso dire che sicuramente è molto difficile entrare nella cultura di una cultura così lontana, però attraverso l'arte ci sono come degli spiragli per poter conoscerla meglio. E le location, dicevamo, sono quattro location, sparse, no? Un bel festival di quelli che parlano bene chiamano i festival diffusi, no, ormai. Sì, ma anche perché sono delle location, dei luoghi d'arte in città che hanno avuto o hanno tuttora un legame con l'Oriente, perché infatti lo scambio tra Oriente e Occidente è importante per Korean Wunderkammer. Abbiamo per esempio MAEC, Milan Art and Event Center, che è una galleria che sta diventando sempre più importante nel pieno centro di Milano e di proprietà di una gallerista di Shanghai.
Quindi anche qui, anche tra nazionalità differenti orientali, c'è una collaborazione che va proprio oltre la consuetudine. Quindi c'è un rapporto di fiducia, ma è un rapporto di fiducia anche perché con Maek Orange Grigio ha già collaborato Da e tanti anni, da sì. tanti anni ha già collaborato e perché il 2018 rappresenta un po' un cambiamento per il festival che è già la sua quarta edizione. Un cambiamento perché si è espanso sempre più in città. Ci sono quattro location, sì, come dicevamo, però ben 8 eventi, mentre l'anno scorso erano quattro e l'anno prima ancora erano due. Quindi noi prevediamo che si possa fare qualcosa sempre più in grande, coinvolgendo degli enti cittadini sempre più importanti, perché stiamo cercando di farci conoscere sempre di più. Anche dal punto di vista disciplinare, devo dire che è molto interessante quest'anno perché ci sono delle discipline molto lontane tra loro, qualcosa di più tradizionale, come l'arte minua, che sarà nell'ultima location e l'ultima mostra, last Ecco but appunto, not least. perché Michele, Quindi. cosa ci possiamo aspettare da questo mese di Korean Wunderkammer? Che tipo di arte andremo Allora, a vedere? prima di tutto vi segnalo gli eventi più vicini, Sì? così vi potete già fare un'idea. Martedì, proprio domani, da Maek, la galleria di cui parlavamo Ok, via prima, Lupetta, in via vicino Lupetta, via vicino al Duomo, Lupetta. sì, inauguriamo una selezione di opere pittoriche fatta in questo caso specificamente da Orange Bridge, cioè lui direttamente ha selezionato questi pittori. Ed inoltre, già dalla mostra precedente da Maek, c'è esposta quest'opera d'arte di questo artista italiano che si chiama Giovanni Manzoni. C'è perché Giovanni Manzoni è stato portato da Orange Bridge in Corea, non è che casualmente lì, è stato diciamo la punta di diamante di un tour di già 4-5 artisti, erano due pittori e due fotografi, quattro artisti. Lui ha fatto un tour di mostre in luoghi istituzionali dell'isola di Jeju, che è l'isola da cui proviene Orange Bridge e da cui domani saranno prese la maggior parte delle opere Delle opere d'arte. d'arte Vengono esposte. proprio dall'isola, è un'isola vulcanica molto interessante perché la sua natura, diciamo che esce proprio nella pittura di tanti artisti. Il luogo influenza molto Sì, l'arte. infatti Il luogo è già sì. un'isola vulcanica e poi i viaggiatori dicono che è piccola Irlanda, perché al centro c'è vulcanico e poi quando è esploso, era fuori esploso. Tutti i pezzi di vulcanico sono creati, tutte piccole montagne, Sì? Quindi piccole isole, bellissime, sì, ci sono tante una piccola cose. Irlanda la chiamano? Sì. Ah, quindi insomma, immaginiamo anche di natura incontaminata E ha anche allora. tutta una serie di traduzioni, di miti, di leggende anche Sì. legate alla natura. Infatti l'artista che è esposto da Orange Bridge, l'italiano, dicevo, Giovanni Era Manzoni, bello, ha sì. realizzato appositamente per omaggiare Korean Wunderkammer un disegno ispirato alla mitologia coreana. Gli altri eventi della settimana invece saranno al Consolato Generale di Corea, che quest'anno è un partner importante perché ha già ospitato una mostra personale e il 29 ospiterà la seconda mostra personale, dove la natura è sempre fondamentale per l'osservazione di questi artisti e sarà la mostra personale di Kim Seung-ho, che fa pittura ma anche installazione. E questa inaugura il 29 venerdì. Il 30 invece ci addentriamo in qualcosa di più vicino alla pittura tradizionale coreana con l'associazione Artvent. Ci sono alcune associazioni che hanno partecipato a Korean Wunderkammer dalla prima edizione. Artvent è una delle associazioni storiche per Korean Wunderkammer. Sono impegnati istituzionalmente in tutto il paese e editano una rivista, come si chiama la rivista di Artvent? Art 20, sì. Ok, e questa rivista permette di dare visibilità agli artisti coreani su tutto il territorio, organizza anche mostre e concorsi, insomma è un ente abbastanza importante. Le opere che verranno portate in Italia arriveranno in un luogo nuovo, eccezionale per noi, che è Villa Burba. Villa Burba non si trova a Milano, ma si trova nel comune di Rho, Ma è interessante questo, quindi perché c'è ci siamo un molto. po' Perché espansi. sconfinato dal Sì. comune di Milano, ma in realtà ormai si sa, Milano è la grande Milano, la grande città metropolitana di Milano. Siete finiti in un luogo a Rho, che insomma è una cittadina alle porte della città di Milano,
Però un luogo storico, una villa fantastica, è una villa di una delizia, bellezza. come la chiamano. Sì, perché i nobili costruivano queste ville un po' come, non so se ha presente la villa Litta che c'è a Lainate, con il suo gioco di acque, di specchi d'acqua e anche di giochi proprio d'acqua, veri e propri, strutturati da un Oh, architetto. tutta la zona da Roim là poi è piena Sì, di queste ville, Castellazzo di Bollate, viene in mente altre ville, la stessa esatto. Villa Litta di Milano che è verso Sì, Afori, cioè quindi ad può essere Afori, anche anzi, sono magari delle ville davvero stupende. stupende. Noi E come diciamo mai siete che finiti lì e avete in realtà voluto inserire? Città di Ro, cioè perché Città di Ro è una città di Expo, allora Sì? sì, da Comune di Ro hanno proposto che collaborare insieme, allora abbiamo scelto questa villa, loro hanno consegnato questa villa, sì, perché concentrava di concetto di Expo 2015, Sì, diciamo che nel 2015 sono stati presi i primi contatti e sì, loro erano vero, sì. molto interessati a partecipare. Infatti il comune di Ro è stato estremamente collaborativo, ma io ci tengo a dire che la villa, essendo una originaria villa di delizia, cioè dove i nobili tenevano, diciamo, gli oggetti belli e passavano, il loro tempo in villeggiatura. Diciamo che è un luogo dedicato proprio alla contemplazione dell'arte e dove potenzialmente, non sappiamo poi se questi nobili fossero abbastanza ricchi da poterselo permettere, ma dove in teoria poteva celarsi una Una Wunderkammer. Wunderkammer, E infatti. noi abbiamo portato invece l'arte dalla Corea. La cosa interessante è anche il numero di artisti che avete portato in questa Sì, edizione, perché otto sono mostre, ma in tutto sono 800 artisti. Sì, 800, sono tantissimi. preparo un anno così per un Eh sì, festival. sono Sì, tantissimi. ci vuole un anno di sì. organizzazione. E immagino a questo punto, quindi, qualsiasi tipo di arte mi viene in mente. Da contemporanea fino a Sì? tradizionale, ci sono tutti i generi di arte coreana Mi sembra anche un tradizionale, modo appunto per conoscere la Corea di oggi, sì. Si quindi svolge, sì, dell'arte vero. tradizionale per capire, diciamo, da dove veniamo, per capire poi invece dove Sì, si sta andando con vero, l'arte sì. contemporanea coreana. 800 artisti, come fai a decidere chi far venire? Come fate? Perché poi insomma so che anche Michela dà Perché un'ottima mano in tutto questo. ma prima non era così grande come abbiamo parlato, che prima era perché quando mi Infatti sono 4 anni, perché allora mi giusto, sono bravo, sono 4 anni, quanto e come si è evoluta Korean Wunderkammer? dobbiamo dire prima di tutto che l'Italia, Milano, resta un obiettivo per tanti artisti nel Ah, mondo. interessante. Questo è assolutamente una base sulla quale lavorare. Loro sono felicissimi di venire a Milano, vantano proprio questa esperienza, perché Milano è considerata il luogo dove l'arte contemporanea, Sì. l'arte in generale, viene assolutamente fruita dalle persone nel quotidiano e dove c'è anche il mercato effettivamente più florido, insomma, d'Italia. Quindi diciamo che andare in Corea e dire si può esporre a Milano, da quanto ho capito, è una cosa che agli artisti coreani interessa particolarmente. Sì, vero. Tanto che infatti vedo nei commenti ci sono degli artisti coreani che ci stanno scrivendo. Io poi, non sapendo il coreano, non so cosa si sta scrivendo, ma Shingen Sangwon ci sta Ah, scrivendo. sì, è Spero sia un ciao, Shin un. no, è un artista molto interessante che fa Sta lui commentando sulla diretta, fa potete scriverci anche voi sì, a lui fa proposito. astratto, io astratto Sì? con modo di tradizionale, lui inventa un'altra cosa moderna. Ah. Lui farà lui in genere base di calligrafia o anche di tradizionale inchiostro E poi coreano, e poi lui reinventa. inventa qualcosa di nuovo. Allora un po' un'evoluzione vuol dire che Sì, lui sta facendo riferimento alla penultima mostra, alla Fondazione Matalon, perché infatti delle quattro location non ho ancora parlato della Fondazione infatti proprio io ti farò un Matalon. po' anche un facciamo proprio un recap di tutto. Ricordiamo che cioè, tutto il festival è iniziato il 14 giugno, Sì. finirà il 19 19 luglio, luglio e passerà abbiamo attraverso quattro location e quattro otto mostre location. E da diverse. ora, visto che siamo alla quarta mostra, Sì. da ora sono ancora tutte, diciamo, visitabili le Ottimo. location. C'è Malek, come abbiamo già detto, domani. Poi il 29 venerdì il Consolato di Corea con la mostra personale di Kim Sung Ho.
Poi Villa Burba, che sarà sabato, io colgo l'occasione per dirvi se volete venire a fare una gita fuori porta, visto che è sabato, vale la pena di scoprire l'arte più tradizionale coreana. Inauguriamo alle 18:30. Tra l'altro, cosa che non abbiamo detto, abbiamo anche uno sponsor quest'anno, ma ne parliamo magari dopo. E poi, dicevo, manca ancora non sono ancora iniziate le mostre alla Fondazione Matalon. La Ah, Fondazione ecco. Matalon a Milano Bello. organizza diverse mostre di artisti orientali, non per forza coreani, tanto Giappone, Già da tanti tanti anni. anni, Sì. e anche Orange Bridge, e quella Ha mostra si trovato chiama casa Orange, sì. subito lì, E la diciamo. penultima Ottimo. mostra, che sarà il 3 luglio, Molto interessante è molto come mostra. interessante perché è una tendenza nuova, diciamo. Noi siamo abituati a vedere la calligrafia orientale, Sì. coreana, giapponese o cinese, che poi viene dalla Cina, diciamo, l'origine di tutto quanto, però la calligrafia è intesa per creare ideogrammi, scrivere. Invece, questi artisti coreani, che diciamo, noi li abbiamo chiamati, si fanno chiamare sumuk, cioè inchiostro coreano, utilizzano gli strumenti antichi Della della calligrafia. calligrafia, ma per creare opere figurative o astratte che hanno un legame con la calligrafia, ma è qualcosa di completamente nuovo. E quindi niente, vi invitiamo a vedere tutto questo. E poi per mostra di, diceva che Michela di Sumuk, di Luciano Matalo, partecipa un stilista molto famosa Ah, sì. perché presentatrice di televisione in Corea. Ah. Lei, scusami, No, lei fa come tipo. Anche lei fa una cosa tradizionale, inventa una cosa moderna. ok, Allora, sì. in Corea c'è un costume, si chiama hanbok, ma c'è un vestito per maschile e femminile. E un altro tipo è come Tradizionale. tipo, conoscete la parola musha? Già, no, Musha, Michela, tu tipo. dovresti aver imparato nel No, frattempo, però eh. io l'ho indossato questo Ah, ok, abito, quindi ho sulla mia pelle io un confido su Michela che so che tappeto. ormai. No, lei praticamente fa. Scusa se ti Era interrompo. di vestito di Sì, samurai coreano. esatto. Ah, ok. Allora, da questo concetto inventa costume per le donne. Quindi prende un vecchio concetto di un Sì, abito del samurai, appunto, dicevi, coreano, e lo fa diventare un abito da donna, cioè, però. è Una donna, una moderna, una mescolanza cosa. totale, E lei fa la completa. presentatrice, dicevi, però, in televisione, Lei è sì, è anche importante stilista, come la abita in nostra. isola Jeju. Sì, Sì. Come se Simona Ventura no, come andasse. Lily Gruber, Come Lily Gruber, direi, ah, di proprio. più addirittura, Voglio farsi niente, vedere che non me ne questo voglia capolino. pittura. Non si può. Qual è? È Vediamo. questo. Sono quelle. Questo, dopo, allora, io vi invito a comunque cercare adesso qui non lo vedremo più di tanto, però vi invito a cercare dove possiamo trovare la locandina, la brochure Potete del visitare tutti i le luoghi. nostre Sì. pagine Le Facebook pagine dove ci sono Facebook, tutte le informazioni. Cercate Arianna so Korean che in questo Wonder momento starà mettendo tutti i vari link nei commenti a questa diretta. È un depliant veramente fatto bene. Semplicissimo, comodissimo, vi dice tutto quello che c'è da sapere in poche pagine e in poche righe, e avete sott'occhio subito tutto quello che non dovete perdervi in questo mese di festival. Ci sono gli orari dei vernissaggi, gli orari di apertura delle mostre e di chiusura nel caso dei giorni di chiusura, quindi davvero c'è tutto e si può davvero seguire in maniera comodissima tutto il Ok, festival. grazie. Ci sono anche proprio anche degli esempi di quello che poi andate a vedere, che è molto Sì. interessante, perché spesso volentieri uno non sa cosa va a vedere quando va a vedere una mostra. No, Invece poi perché avete poi il concetto di giustamente due contemporaneo. immaginette e mi dai l'idea di cosa posso andare a vedere e sapere cosa mi Anche posso se è una aspettare. sorpresa, perché uno si aspetta No, qualcosa questo, infatti, questa è la di domanda che volevo farti, Michele, perché tradizionale. allora lui, vabbè, lui è anni che mangia arte coreana, no? Sì. Diciamo. Tu adesso, tu quanti anni è che sei con tutte e quattro edizioni hai già fatto? No, no, No. no, no, io ho fatto dalla seconda, mi pare, dalla Sì. seconda edizione. Sì, la prima Com'è edizione stato? è com'è Ti stato? immagino trovare un mondo Che completamente sconosciuto a sì, ammetto di non parlare Non voglio coreano. sapere cosa cela questa C'è stato risata un giorno, no, io rido di perché c'è stato Sun. durante la seconda presentazione. Lui aveva molta fretta perché aveva tra l'altro accolto una delegazione di 15 signori coreani dell'associazione, Sedici quindi era artisti. impegnatissimo. E gli ho detto: puoi dirmi i nomi per cortesia delle persone che vorrei presentare? Lui mi ha dato questo foglio e mi ha detto: guarda, è tutto qua, leggi qua. Io guardo il foglio e dico:
ma è tutto scritto in coreano, cioè come faccio a leggere? No, c'era con inglese, ma per pronunciare è un po' difficile, sai che... No, però è per dire che effettivamente è una cultura molto lontana, cioè già il fatto che si scriva in maniera diversa... Ma già quello è un bel gap. Quindi mi faceva un po' ridere questa cosa, però devo dire che... Poi è vero che sono molto precisi e molto ligi al dovere? Sì. Peggio degli svizzeri, dicono. Sì, anche se a dir la verità, voglio dire, io ho guardato più le loro opere che il loro modo di lavorare, okay. Perché per poter capire se sono veramente lì dovrei riuscire ad andare a Jeju o in Corea per vedere i loro studi. Ho guardato più che altro il loro lavoro, devo dire che il loro lavoro è interessante sia per l'eterogeneità di tutto quello che abbiamo, ma anche perché secondo me Orange Bridge, quindi Sungkang Jan, negli anni è riuscito ad andare a scovare dei talenti anche più interessanti. Appunto, sono tutti talenti emergenti oppure ci sono anche persone che magari dipingono da una vita? Di tutto, di più, in base proprio all'interesse che, insomma, che può avere. All'inizio, io la prima mostra che ho curato per loro, che è stata appunto nella seconda edizione, era fondamentalmente pittura. Quindi si vedeva come magari c'era nel loro studio anche un po' una ricerca sull'arte occidentale, perché loro studiano pittura e arte occidentale, anche il linguaggio dell'installazione è una cosa che viene dall'occidente. Man mano ho conosciuto questi artisti e si è ampliata proprio la ricerca di Orange Bridge con Korean Wunderkammer, ho visto delle cose più, ho capito più del loro originario talento e di quello che veniva proprio dal loro territorio. Io di arte veramente capisco davvero poco e per quello lascio parlare chi ne sa di solito, no? Però faccio questa domanda, è inevitabile che l'arte occidentale, ma soprattutto anche proprio la cultura occidentale, è stata molto influenzata dalla cultura orientale negli ultimi anni. Ormai si trova molto di coreano, giapponese nella nostra cultura, soprattutto visiva, soprattutto visuale, soprattutto nei negozi, soprattutto nelle grafiche, nelle anche immagini, nell'alimentazione. Basta pensare che il piatto tipico milanese ormai è il sushi, non più il risotto giallo, ad esempio, già solo quello. Cioè, capire come l'Oriente ci ha condizionato e influenzato in maniera poi positiva comunque. C'è un po' questa influenza al contrario, cioè l'Occidente influenza. Sì, abbastanza. Perché sai che in Corea c'era un quartiere per stranieri occidentali e anche da lì si influenza a fuori questo quartiere. Ma ci sono tantissimi ristoranti italiani, ma l'importante è che cercare un vero ristorante italiano per chi ha imparato in Italia, ma siete più difficili. ecco. Ma comunque, soprattutto che... E nelle opere d'arte hai visto una certa influenza dell'Occidente in generale, dico, magari anche di altri tipi, perché di Occidente, non solo in Italia, dico. Ci sono tanti. Sì? Sì, perché altri artisti grandi di italiani sono venuti in Corea per fare le mostre anche. E poi, perché da scuola o università noi cominciamo a studiare di arte occidentale. E poi piano piano, perché tutto il programma di università sempre si comincia da accademico fino a contemporanea. Si fa questo seguimento, ovviamente dobbiamo imparare tutto il processo di questo rinascimento, barocco, così. Tu quanti anni è che sei in Italia? 33. Quindi hai studiato qua, tu hai studiato a Brera, un sogno per... No, io studiavo a Brera per pittura, sì? Facevo un po' di movimento di artista, ma dopo mi sono tornato in Corea per il servizio militare. Poi dopo ho fatto l'esame di curatore di governo, organizzare questi eventi e poi sono tornato qua. Trovi che non sappiamo noi italiani il grande patrimonio, la grande ricchezza che in realtà abbiamo nelle nostre città? Cioè noi milanesi a volte non ci accorgiamo di quanta ricchezza, quanta arte abbiamo nella nostra città. Per fortuna che ci sono quelli come te che ce lo fanno ricordare. Sì, trovi che sia così? A Milano? Sì. Ci sono tantissimi artisti. Pomodoro, no? Sì, però spesso noi milanesi non ce ne accorgiamo, non lo sappiamo neanche noi milanesi. Per fortuna che viene chi come te a studiare e a farci ricordare che ci sono grandi artisti. Come grandi artisti sono gli 800 artisti, giusto? Che arriveranno, sì, che arrivano, anzi, che sono già a Milano. Sì.
Michela, siamo quasi in chiusura. Ricordaci allora un attimino le coordinate principali, date, orari, luoghi. Insomma, so che ci sono un bel po' di posti. Allora, domani sera alle 18.30 da Minan Art and Event Center, che è in via Lupetta 3. Poi venerdì sera al Consolato Generale della Repubblica di Corea In piazza Cavour 3, per una mostra personale dove ci saranno delle installazioni molto interessanti. E poi a Villa Burba di sabato, abbiamo pensato di fare il sabato questa mostra perché può permettere magari una gita anche per chi vuole venire magari a conoscere questo luogo incantevole. Inoltre volevo dire, visto che siamo in chiusura, che ad ogni inaugurazione noi facciamo degustare dei cibi coreani, perché abbiamo uno sponsor che si chiama, io lo pronuncio all'italiana, IBMCMC, sì. È un distributore, lui raccoglie prodotti da chi li produce, sono biologici al 100%, sono prodotti che vengono dal territorio, chilometro zero per chi li produce, quindi le alghe rosse e il succo di un agrume che si chiama Yusa, sì. La mia pronuncia è Yusa, corretto? Sì, giusto, okay. Giusto, bravo. Ed è un agrume che assomiglia un po' al bergamotto, schiacciato, si trova anche in Giappone, ma quello giappone è giapponese, è un'altra varietà. Noi con quel succo biologico, assolutamente salutare, prepariamo dei cocktail un pochino meno salutari, perché magari... italiani. Ma faccio dire, uno splash di alcol c'è. Hai dovuto sì. Anche qui contaminare un po' l'italianità nel cocktail sì. Coreano, sennò... Però se volete venirlo ad assaggiare, ogni nostra inaugurazione perfetto. È accompagnato da questi prodotti. E le alghe sono degli snack, sono due strati di alghe che contengono all'interno mandorle e altri prodotti dolci. Sì. Insomma. Devono piacere le alghe perché hanno un classico sapore. Come sempre sì. C'è un'altra buona ragione per andare a un evento di arte ed eccola qua, insomma non è il solito aperitivo, non è il solito buffet, stiamo parlando di scoprire anche grazie a questo una cultura, comunque un luogo da cui arrivano poi tutti gli artisti che potrete vedere. Comunque nella diretta trovate il link alla pagina di Korean Wunderkammer. Con tutti quindi poi l'elenco delle varie esposizioni. Io davvero siamo in chiusura, vi ringrazio tantissimo allora per essere qui con noi, ci vedremo a tutte le varie, che so che poi si mangia e si beve e vengo a tutte le inaugurazioni. Si può bere tutto e anche... davvero, grazie mille, gentilissimo, complimenti per questa idea che insomma è già la quarta edizione, quindi diciamo che siamo qua già che aspettiamo la quinta a sto punto, dobbiamo già pensare alla quinta, mi dicevi un anno di lavoro per preparare... un'edizione, ci metti un anno? Ci vuole un anno per lanciare tutto questo. Immaginate quanto lavoro c'è dietro. Grazie mille, Sun. Grazie. Michela, grazie mille anche a te. Bene, vi aspettiamo quando volete, già da domani sera. Ricordatevi, il programma lo potete scaricare dal sito internet, sulla pagina Facebook trovate tutte le indicazioni, sì. Lo scaricate e vedrete, troverete la sera giusta per andare a vedere un po' di arte e scoprire un mondo lontano da noi, ma che poi appunto, come diceva poco fa, ormai contaminato, i confini sono sempre più labili, sempre più vicini i nostri paesi. Grazie mille, buona giornata. Grazie. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento ritorna questa sera alle ore 18 con l'informazione della sera di Milano All News. Good morning Milano, ritorna domani alle 12.30, sempre qua, e domani è martedì, si parla di periferie. Grazie mille, arrivederci e a presto. Arrivederci.